Negli ultimi 12 anni i morti sulla strada sono praticamente dimezzati, dai 7.096 del 2001 ai 3.653 del 2012, ma il rischio è che questo trend virtuoso si interrompa e anzi cambi di segno. Paradossalmente potrebbe essere proprio l'aumento della longevità degli italiani a determinare questo mutamento di scenario. A spiegare le ragioni è lo studio realizzato da Fondazione Unipolis, presentato oggi a Roma nell'ambito di City Tech, insieme al nuovo sito www.sicurstrada.it. Il punto di partenza è l'aumento della popolazione con più di 65 anni da qui al 2040, quasi 20 milioni di persone rispetto ai 12 milioni e mezzo del 2012, un incremento di ben il 57%. Peraltro gli ultraottantenni passeranno dal 3,7 al 6,5 milioni, più del 74%. Proprio questo dato così positivo determinerà una crescita del numero di morti sulle strade. Già oggi, infatti, sulle strade italiane muoiono 83 persone per milione tra gli over 65, contro i 55 per milione tra gli under 64 e una media di 61 vittime per milione sull'intera popolazione. Proiettando questi dati al 2040 si avrà un incremento del numero dei morti per sinistri stradali di quasi il 12%, cioè in totale 4.086 con un incremento di 433 unità sul 2012. Questo naturalmente se non verranno realizzate politiche adeguate di prevenzione e tutela, soprattutto nei centri urbani e nelle grandi città, dove si concentra la maggior parte, i tre quarti del totale degli incidenti e il più elevato incremento di vittime, soprattutto pedoni e ciclisti anziani in particolare. Costruire delle città, delle politiche della mobilità che siano a misura di persone anziane, che sono quelle più deboli e vulnerabili sulla strada. Bisogna aumentare le aree pedonali, bisogna naturalmente che aumenti il rispetto delle regole da parte degli automobilisti, essenzialmente, che si devono fermare sulle strisce pedonali quando le persone non teniamo conto che il 30% dei pedoni che muoiono sono investiti sulle strisce pedonali. Però bisogna che, appunto, accanto al rispetto delle regole ci siano politiche di mobilità nei centri urbani e nelle città, perché nelle città, soprattutto le grandi, ma anche negli altri centri urbani minori, che si verificano più incidenti e che muoiono più persone anziane. Sulla mobilità urbana siamo oggettivamente un po' indietro, sia in termini di normative sia in termini di sperimentazione. Abbiamo più o meno tutto, perché quello che troviamo all'estero lo si trova anche in Italia: il car sharing, il carpooling, il bike sharing, il trasporto pubblico su gomma, su ferro, eccetera, eccetera. Quello che manca è sostanzialmente una visione generale. Non è un caso che in Italia non ci sia un dipartimento del ministero, non ci sia un ministero, non ci sia neanche la disciplina della mobilità urbana. La mobilità urbana è una disciplina specifica, perché la gran parte degli spostamenti all'interno della nazione non avvengono sull'autostrada o sulla rete ferroviaria o sull'alta velocità, avvengono all'interno delle città, cioè è dentro le città dove si muovono le persone. Il fatto che le città funzionino male come mobilità produce un danno enorme sul PIL, nel senso, ciò che noi buttiamo via in termini di inefficienza della mobilità urbana è molto pesante, e questo dovrebbe indurre noi tutti a riflettere sulla necessità che esista una politica nazionale della mobilità urbana.